migliorare l'accoglienza delle centinaia di migranti che arrivano in Campania e potenziare il settore del turismo religioso come motore dell'economia regionale. Sono questi i due punti principali del patto di collaborazione stretto questa mattina tra l'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore si è recato nella sede della Curia, dove ha avuto un breve colloquio con il cardinale. Quest'ultimo, proprio pochi giorni fa, sul fronte dell'accoglienza dei profughi, aveva convocato una riunione straordinaria con il prefetto di Napoli e tutti i vescovi della regione. È stato un colloquio di grande cordialità, di grande intensità, sui temi che riguardano l'impegno sociale della Chiesa, i progetti di accoglienza, di cura soprattutto delle giovani generazioni, di cura per la povera gente, e abbiamo concordato sulla necessità assoluta di dare respiro, di dare incoraggiamento, di dare sostegno a tutte queste attività. Rilanceremo la legge sugli oratori, consideriamo lo sviluppo degli oratori e le parrocchie luoghi essenziali di aggregazione giovanile, di formazione, e abbiamo avviato una discussione poi sullo sviluppo del turismo religioso nella regione Campania, che è una regione che ha una realtà davvero unica in Italia, di santuari, di luoghi di culto, e anche in occasione del giubileo vorremmo, insieme con il cardinale Sepe, far crescere questa grande occasione di promozione della nostra regione, oltre che di promozione di un flusso imponente di turismo religioso. Pensate, da San Gerardo a Montevergine, a Pompei, a Pietrelcina, a Madonna dell'Arco, le realtà legate a San Gennaro, il Tesoro, San Matteo l'Evangelista, veramente è una realtà unica in Italia che può diventare un grande patrimonio. Beh, l'occasione del giubileo può essere di stimolo per far crescere anche questa idea. L'idea l'abbiamo condivisa, chiara, perfetta. Adesso ci siamo ripromessi poi sulle modalità pratiche, intanto coinvolgere anche gli altri vescovi della Campania, e poi qualche idea va bene, la potremmo perfezionare a mano che andremo avanti. Per esempio anche quello di invitare i vescovi che vanno a Roma ogni 5 anni, no, per la visita al Papa, la cosiddetta visita ad Limina. Noi possiamo offrire un pacchetto così elaborato, un pacchetto di turismo religioso, così come il Presidente poco fa diceva. Vedremo, ma si tratta di vedere la maniera migliore di realizzare concretamente poi questo progetto, che è bellissimo ed è interessantissimo, soprattutto per lo sviluppo culturale, sociale e religioso della nostra regione. Grazie. Sì,